Iniziamo con una coppia di terrier neri russi. Alaska Malamut. Samoyedo. Cocker Spaniel inglesi. Shiba Inu. Zwerg Schnauzer Pepe Sale. Volpini italiani. Carlini, che è l'ultima coppia che conclude questa sfilata. Ricordiamo l'invito, i gruppi di allevamento nel pre-ring, e subito a seguire si presentano i migliori soggetti di razza del primo raggruppamento. Ricordiamo al giudice 6 coppie da selezionare che andranno sui rispettivi bolli e che poi vedremo muovere singolarmente. Terrier neri russi, Alaska Malamut, Cocker Spaniel inglesi, Shiba Inu. Shiba, prego. Volpini italiani e Zwerg Schnauzer Pepe e Sale. Ringraziamo le altre 2 coppie, le vedremo ora muovere singolarmente a partire dalla coppia di terrier neri russi. Vi ricordo, la coppia deve essere formata da 2 soggetti, un maschio e una femmina. Si giudica l'omogeneità dei soggetti che compongono la coppia per morfologia, tipicità e colore, e anche per quanto riguarda il movimento deve essere più in sincronia possibile, cosa che magari riesce un po' più facilmente nelle razze di piccola taglia. Abbiamo visto muovere gli Alaska Malamut, stanno muovendo andate e ritorno i Cocker Spaniel inglesi. Era la volta della coppia di Shiba Inu. Volpini italiani. E Zwerg Schnauzer Pepe e Sale. Al terzo posto il giudice ha scelto la coppia di volpini italiani. Signora, la coccarda, per cortesia. Al secondo posto la coppia di Alaskan Malamut. E miglior coppia, ci fanno un giro di ring, sono i terrier neri russi.
Grazie ai fotografi. Proseguiamo quindi con il gruppo dedicato appunto ai gruppi di allevamento.